Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo narra l'incontro di Gesù con una donna cananea al di fuori del territorio di Israele. Ella gli chiede di liberare sua figlia, tormentata da un demonio, ma il Signore non le presta ascolto. Lei insiste e i discepoli gli consigliano di esaudirla perché la smetta. Ma Gesù spiega che la sua missione è destinata ai figli di Israele e usa questa immagine. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E la donna, coraggiosa, risponde: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. Allora Gesù gli dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante la sua figlia fu guarita. Bella storia questa. E questo è successo a Gesù. Vediamo che Gesù cambia il suo atteggiamento, e a farlo cambiare è la forza della fede di quella donna. Soffermiamoci allora brevemente su questi due aspetti: il cambiamento di Gesù e la fede della donna. Il cambiamento di Gesù. Egli stava rivolgendo la sua predicazione al popolo eletto. Poi lo Spirito Santo avrebbe spinto la Chiesa ai confini del mondo. Ma qui avviene, potremmo dire, un'anticipazione, per cui l'episodio della donna cananea già si manifesta l'universalità dell'opera di Dio. È interessante questa disponibilità di Gesù. Di fronte alla preghiera della donna anticipa i piani. Davanti al suo caso concreto diventa ancora più condescendente e compassionevole. Dio è così, è amore e chi ama non resta rigido. Si ferma fermo, si resta fermo, ma non rigido. E non resta rigido sulle proprie posizioni, ma si lascia smuovere e commuovere. Sa cambiare i suoi programmi. E l'amore è creativo. E noi cristiani, se vogliamo imitare Cristo, siamo invitati alla disponibilità del cambiamento. Quanto bene fa nei nostri rapporti, ma anche nella vita di fede, essere docili, prestare davvero ascolto, intenerirci in nome della compassione e del bene altrui, come Gesù ha fatto con la cananea. La docilità per cambiare, cuore docili per cambiare. Guardiamo allora la fede della donna, che il Signore loda, dicendo che è grande. Ai discepoli sembra grande solo la sua insistenza, ma Gesù loda dicendo che è grande. Gesù vede la fede, i discepoli vedono la insistenza soltanto. Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla le leggi e i precetti religiosi di Israele. In che consiste allora la sua fede? La donna non è ricca di concetti, ma è ricca di fatti. La cananea si avvicina, si postra, insiste, intrattiene un dialogo serrato con Gesù, supera ogni ostacolo. Pur di parlargli, supera tutti gli ostacoli per parlargli. Ecco la concretezza della fede, che non è un'etichetta religiosa. La fede non è un'etichetta religiosa, ma un rapporto personale con il Signore. Quante volte si cade nella tentazione di confondere la fede con un'etichetta, La fede della donna non è fatta di galateo teologico, ma di insistenza. Bussa alla porta, bussa, bussa. Non è fatta di parole, ma di preghiera. E Dio non resiste quanto è pregato, perché ha detto: chiedete vi sarà detto, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. Fratelli e sorelle, alla luce di tutto questo possiamo farci alcune domande.
a partire dal cambiamento di Gesù. Per esempio, io sono capace di cambiare opinione? So essere comprensivo? So essere compassionevole? O rimango rigido sulle mie posizioni? Nel mio cuore c'è qualcosa di rigidità che non è fermezza. La rigidità è brutta, la fermezza è brava. E a partire dalla fede della donna, com'è la mia fede? Si ferma a concetti e parole o veramente vissuta con la preghiera e le azioni? So dialogare con il Signore? So insistere con Lui? O mi accontento di recitare qualche bella formula? La Madonna ci renda disponibili al bene e concreti della fede. Angelus Domini, nunc ave Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Niger. Mi unisco all'appello dei Vescovi in favore della pace nel Paese e della stabilità nella regione del Sahel. Accompagno con la preghiera gli sforzi della comunità internazionale per trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Preghiamo per il caro popolo nigeriano. Invochiamo la pace anche per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze. Specialmente preghiamo per l'Ucraina, che da tanto tempo soffre. Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. Particolare saluto i nuovi seminaristi del Collegio Nordamericano e auguro loro un buon cammino formativo. Come pure saluto la comunità della Borrichita, di Cadice, Spagna. Come saluto i polacchi, pensando anche alle donne e alle ragazze pellegrini al santuario Nostra Signora a Pikari Skloniske. Saluto i giovani del progetto Tukum, che da oggi iniziano una via lucis attraverso le stazioni ferroviarie italiane, per incontrare le persone che vivono al margine e portare loro la speranza del Vangelo. Saluto tutti voi e a tutti voi auguro buona domenica e per favore
non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.